Giovanna. Ciao bello. Ciao. Allora, come va? Come va Cucinò, non quest'estate? c'è male, Non dai, c'è ci male? stiamo divertendo a cucinare. Ok, perfetto. Quindi mi racconti una ricetta? Ricetta veloce al volo, che devo tornare alle cucine. Qualcosa di leggero. Contento, gli andiamo a mangiare le ossa. Allora abbiamo carne, una bella bistecca pesante. Ti metti pesce? Pesce, pesce. Bene. Baccalà imporchettato, intriso, unto al Grand Marnier. Baccaro Raccontami, ripieno dai. con baccalà e patate gratinato nel forno con la besciamella al pesce. Cosa serve? Servono del baccalà ammollato, servono delle patate, serve del concentrato di pomodoro, della cipolla. Per Riempilo con un attimo. Sì. Per cui bisogna far cuocere, sofficendo la cipolla, il concentrato di pomodoro, le patate, poi quando le patate sono quasi cotte, aggiungere il baccalà. Portare a cottura, terminare, scolare dal sugo, tritare il tutto, far cuocere 8 minuti dei paccheri a bollire. Tirare fuori, raffreddare e riempirli con questo composto che è venuto fuori dalla cottura del baccalà e delle patate. Vuota la mente da ogni pensiero. Preparare una besciamella con un brodino di pesce, invece di usare il latte, stendere in una teglia, coprire con questa besciamella tutti i paccheri e gratinare in forno a 180 gradi per circa 10 minuti. Quanti? 5-10 minuti. 10 minuti. Perfetto. Cosa ci bevi te con questo? Ma questo secondo me è un sangiovese, ci sta da Dio. Un Soddisfazione buon giovese non sbaglia mai. è il nostro miglior premio. Poi un salutino. Salute a tutti, ciao. Un bacio. C'è un bacio, no, dai. Rigore. Dottor Thomas, dove siete?